Marco di Go, soddisfatto. Danilo sempre, Pozzoli, sempre, sempre presente. Sempre. Danilo, tutto bene? Tutto a posto? Possiamo, proseguiamo? Posso, calmi un po' Danilo, tutto a controllarlo, se lo stavamo rigando. Se lo tocchi, se lo righi, sai che lui è attento a queste cose. Bilancio di queste qualifiche, soddisfatto, non soddisfatto, così così? Ma ti dirò, sono abbastanza soddisfatto perché nell'ultima sessione non ero andato troppo bene, per cui anche avermi preso un decimo e mezzo va più che bene. Hai fatto se non ho visto male io, hai fatto dei buoni tempi, poi hai forse rallentato un giro, hai tenuto un attimo, hai raffreddato le gomme, può essere, no? Perché ti ho visto nelle prime posizioni, poi sei scivolato un po' indietro e dopo sei ritornato su all'ultimo. No, io in realtà no. Non hai... sono stati gli altri che hanno migliorato e poi ho migliorato anch'io il giro dopo. Quindi un sesto posto che ti lascia tranquillo per la gara? Tranquillo, tra virgolette, perché comunque sia, è chiaro che tutti vanno molto forte. Nel senso, quelli davanti ti sembra che siano più veloci o... Ma sai, sul giro secco... Non vuol dire molto. Vuol sempre dire, però sul giro secco, diciamo, anche se ci sono delle differenze, potrebbe non essere così poi in gara, quindi bisognerà comunque vedere le prime manche. È chiaro che si era visto a Genk che eravamo tutti molto vicini, per cui è normale. E secondo te, a livello di crono, visto che tra i primi due ci sono 38 millesimi e il terzo si è preso un decimo e 38, tu un decimo e mezzo, credi che ci sia questo gap tra i primi due o è solo derivante da una sessione di pro? Sono molto più mescolate le carte di così? Sì. Cioè ci possono essere molti più pretendenti alla vittoria? Sì, sicuramente. Il mezzo decimo adesso nei tempi, no, secondo me non vuol dire niente. Non è indicativo. Non è indicativo il mezzo decimo, certo. Se cominci a prendere 3-4 decimi, allora magari si è un po' tagliato fuori. Però sei sulla gara, passo gara, la gara è lunga, tante le varianti, per cui in questo momento vedo il bicchiere mezzo pieno, appunto come ti ho detto, alla fine l'ultima sessione di prove libere non era andata particolarmente bene, abbiamo fatto 2-3 modifiche, abbiamo sicuramente azzeccato la cosa e poi vedremo nelle mani. Vedremo anche il tempo. Giusto, sì, perché tutto c'è una variabile pioggia. Sembra tutto molto incerto, per cui... Direi di sì, è Max, difficile. Che dici? È difficile.